Il governo che sta per nascere non è il nostro governo, sarà guidato, così pare, da un tecnico che non ha alcuna legittimazione popolare, che nessuno ha mai votato ed eletto, e questo tecnico sarà chiamato ad attuare un programma scritto da altri, un programma che rappresenta una fusione a freddo tra due prospettive politiche completamente diverse. Speriamo almeno che la Lega riesca a portare avanti le nostre battaglie, a cominciare dalla riduzione fiscale su cittadini, famiglie e imprese.